Ciao a tutti amici di Playa Latina Web TV e un saluto carissimo a tutti gli amanti della musica e del ballo. Siamo tornati nella nostra rubrica Liscio Sì Grazie e abbiamo ancora come ospiti due grandissimi personaggi che sono Raul e Mirko Casadei. Ciao Raul, ciao Mirko, li abbiamo conosciuti già un po' per volta nelle puntate precedenti, ma io ho già delle domande pronte per loro, quindi non perdo altro tempo, mi rivolgo a Raul e chiedo, innanzitutto ciao Raul, c'è stata un'evoluzione del folk? La musica e il ballo sono cose bellissime, però in passato erano solo esclusiva dei signori, di quelli che stavano bene. Per esempio allora si ballava solo il sabato, parlo degli anni 60, si ballava solo il sabato nei night, tipo i Savioli, non so se vi ricordate i Savioli in Romagna, altri night, a Sanremo, a Saint-Tropez, a Monte Carlo, questi posti dove ci andavano i signori, champagne, molti soldi che giravano, però la gente comune stava a casa. Pensate che se per caso un padrone, fra virgolette, incontrava un suo dipendente, gli diceva: ma cosa fai qui? Tu va a casa. A casa. Poi invece noi abbiamo avuto la fortuna di intuire, io e mio zio stavolta in collaborazione, di intuire che la musica poteva essere un grande capitale per la gente, per il loro cuore, e abbiamo inventato, ideato quello che ora ha una grande importanza e che si chiama il tempo libero. La gente nel dopoguerra aveva cominciato ad andare a lavorare nelle fabbriche, aveva dimenticato ormai la terra perché non rendeva niente, e nelle fabbriche lavoravano tantissime ore, però dopo non avevano mai tempo, avevano spazio personale per divertirsi, e allora io e mio zio abbiamo cominciato tutte le sere ad andare a suonare, anche gratis molte volte o per pochi spiccioli di quello che si incassava, per portare la gente fuori. La gente ha cominciato a ballare il lunedì, il martedì, il mercoledì, ecco perché è scoppiato il liscio. E i locali sono nati come i funghi uno dopo l'altro, perché i gestori hanno pensato subito. Noi con la gente raffinata, diciamo, lavoriamo un giorno a settimana, ma col ballo popolare, con la musica nazionale popolare, balliamo tutte le sere. Quindi l'industria si moltiplica per sette, cioè per i sette giorni della settimana, e hanno cominciato a costruire negli anni 70 mega locali, addirittura cattedrali, soprattutto in Piemonte, in Lombardia, poi in Emilia Romagna, poi Marche, Umbria e meno nel sud, che questo boom sta avvenendo forse adesso. E grazie Raul, ed ora ovviamente chiedo a Mirko, la tua idea del liscio, invece di questa evoluzione che c'è stata, l'idea delle sale da ballo attuali, delle balere, raccontami un po'. Oggi la balera è un ambiente un po' sorpassato, un ambiente un po' polveroso, e forse un po' antico, un po' fermo nel tempo, direi. E la balera ha avuto il suo massimo momento negli anni 70, purtroppo è rimasta ferma nel tempo, non ha avuto la giusta evoluzione, e noi cerchiamo invece di portare anche in questi ambienti questa evoluzione musicale, e purtroppo non è facile. Beh, nelle piazze troviamo senz'altro il nostro ambiente, l'ambiente più bello, tanta gente di tutte le età, riempiamo le piazze con il nostro messaggio sano, popolare, e lì ci troviamo proprio a nostro agio, e devo dire che le piazze ci ospitano sempre di più. Diciamo che il mio vanto è proprio quello di fare tante piazze, di toccare tutte le piazze d'Italia. Ed ora parliamo un po' di voi, se me lo concedete. Raul, come è iniziata la tua carriera nel mondo della musica? Da dove sei partito? Cosa è successo? Io facevo il maestro elementare e forse non ero destinato a salire sul palco, almeno sembrava così. Poi mio zio è morto, la gente ha cominciato a scrivermi: tu devi prendere il suo posto, l'ha già detto che tu sei il suo delfino, che gli hai scritto tutte le canzoni più belle che lui porta in giro, ti tocca. Infatti mi è toccato, sono arrivato, e allora c'erano i famosi, non suonatori, senatori, cioè i grandi vecchi dell'orchestra, quelli bravi, il miglior sax si chiamava Nicolucci, il miglior clarino Tugnaz, tutti i boss, diciamo. Ed era sto ragazzino che aveva preso il posto davanti a dirigerli, il posto di secondo Casadei, che era il loro grande maestro, mi ridevano dietro, mi criticavano, e io, quando ho visto che le cose non potevano andare così, mi sono girato, ho detto: da domani sera tutti a casa, ragazzi. E poi ho puntato su ragazzini giovani tipo Rita,
tipo Renzo Valicelli, ha trasformato l'orchestra dei suoni solamente in un'orchestra dello spettacolo, del cabaret, il liscio cabaret. Tu sei la mia simpatia, all'osteria. Raccontavo queste vicende, la storia del passatore, fuori in popoli, una notte, il brigante al centro del palco che punti il dito verso i signori, e gli porta via i soldi per dare ai poveri. Ho cominciato a raccontare queste storie, le canzoni sono diventate più fresche, nata c'è un mare, simpatia, la mazurca di periferia, amico sole, la canta, Romagna Sangiovese, tutte canzoni che tuttora sono degli evergreen e che funzionano perché hanno cominciato a conquistare le nuove generazioni, e questo è quello che ci vuole a un gruppo che vive tanti anni, si deve rinnovare. Ed ora il momento tanto atteso, e tanto che volevo chiedertelo, Mirko, il passaggio del testimone da tuo padre a te, come è successo? Cos'è stato? Chi ti ha fatto venire questa idea di prendere il posto di tuo padre sul palco e di portare avanti l'orchestra Casadei, che poi è diventata la band Mirko Casadei? Sono entrato nell'orchestra un giorno qualunque della mia vita, e mi è venuta proprio questa voglia, questa idea di entrare a far parte direttamente sul palco di questa orchestra. Seguivo l'orchestra degli anni 90, l'orchestra di quei giorni, di quegli anni, e mi accorgevo che però mancava un Casadei sul palco. Raul aveva lasciato il palco negli anni 80, anzi proprio nell'80, quindi l'orchestra per tanti anni non ha avuto un Casadei, e sentivo che nel 2000 c'era bisogno di dare un messaggio di vicinanza da parte della famiglia, e ovviamente mi sono sentito proprio come chiamato in campo, e devo dire che l'ho fatto di mia spontanea volontà, e anche Raul è rimasto di sasso a questa notizia. Grazie ancora ai simpaticissimi Raul e Mirko Casadei, che anche oggi sono stati qui con noi per la nostra puntata di Liscio. Sì, grazie. Vi invito ovviamente come sempre ad andare a gustarvi altre due bellissime canzoni che fanno parte appunto della storia di questa fantastica orchestra band, e io ovviamente invito voi a tornare da noi la prossima puntata per scoprire altre bellissime novità da questi due grandissimi personaggi. Grazie Raul, grazie Mirko, grazie a voi, alla prossima, ciao. La mia capitale.